penso che lo debba essere, che sia, come dire, fondamentale per una ragione che il rapporto descrive bene, che i diritti e l'inclusione dei soggetti nel poter usufruire di diritti universali attraversa le grandi questioni che qualcuno chiama della modernità, attraversa la grande questione ambientale, attraversa la questione digitale, attraversa la questione della migrazione, che è sempre più un tema di quest'epoca che ha affrontato. Quindi credo che, siccome è un grande tema per ricostruire una sinistra, è proprio quello di avere la capacità di coniugare diritti sociali, diritti civili, ci sia questo rapporto, molti idee, molti suggerimenti e anche molte possibilità, appunto, di costruire una politica lineare su questo tema, che invece in varie occasioni non c'è stato. Vedete che tra i diritti universali e questa maggioranza di governo pare che ci sia poco equilibrio, quindi non è nulla è automatico e scontato, ma come veniva detto, però azioni parlamentari si possono fare e soprattutto si può costruire un metodo, anche penso alla legge di bilancio, cioè che a guardare non solo le norme in sé, ma guardare le norme in relazione a quello che determinano poi sui diritti e le condizioni delle persone. Se questo si facesse regolarmente, per esempio sui temi del lavoro, forse non avremmo la precarietà diffusa e che la legge di bilancio aumenta ulteriormente, che abbiamo, come dire, avere un metodo nella lettura delle cose, non ho detto che cambi la maggioranza, ma sicuramente propone la possibilità di aprire una discussione al paese che è molto delicata.